assurdo però. Cosa dici? Male. Questo pezzettino che dai, mi inganno. Prova a vedere di qua, vediamo. Saldiamo. Brasiamo, saldiamo col cannello. Col cannello. C'è gente che ama il cannello in una maniera, guarda, cioè, ah, il cannello. Cioè, associa la costruzione di un telaio al cannello. È lungo, è laborioso, è antico. È anche un po' difficile. Saldare a TIG. Quello mi piace perché sono lì con la mia maschera, mi metto le cuffiette, ascolto la musica e saldo. Quello sì, mi piace. Dopodiché arriva la parte artistica dove sempre col lavoro delle mani mi aiuto con delle mascherine quando parliamo di grafiche oppure di colori a mano libera quando parliamo della grafica chiavete. La grafica chiavete è una grafica, come dice il nome in sé, chiavete, nel senso che è un po' improvvisata, sempre con un po' di buon senso, con un po' di parsimonia, però è sempre un qualcosa che ti viene in quel momento. Siamo in pochi, ma è grazie a questo che riusciamo a fare un prodotto di alta qualità. È un lavoro fatto con le mani, hai a che fare con la fiamma del cannello, con delle cose che molto spesso non agiscono esattamente come vuoi tu. Perciò tu hai una sorta di rincorsa a quello che vorresti fare e che in quel momento stai facendo e cerchi sempre di raggiungere quell'obiettivo lì. Che man mano che tu ci arrivi vicino ti accorgi che magari potresti fare qualcosina di più, qualcosina di meglio e quindi va sempre più in là e alla fine non raggiungi mai. Il mio lavoro non lo so qual è esattamente, perché da quando lavoro qua dentro ho fatto tutti i lavori che ci sono da fare qua, da fare per arrivare qua, perché non posso dire che faccio saldatore, non posso dire che faccio l'assemblatore, non lo so sinceramente, faccio il telaista, se si può chiamare così, faccio il verniciatore, che ne so, faccio, boh. Non lo so, non ho idea, non ho una risposta ben precisa, faccio un po' di tutto. O forse niente.